Sei lì Sapeva tutto dopo. fatto, c'è lo sbirro che sta per farti, non so, la perquisizione, Sì. chiederti i documenti e te dici, cazzo, Tu vai a fare devo nobile. fare la Monna Lisa, devo rimanere così, però in realtà dentro sei Sì. un... cioè... Hai la tua solita mentalità. E Esatto. sappi che fra è un grandissimo attore. Questa lettera è per te, bella. Ciao ragazzi, sono Lenny di Bari di Plutonio, siamo qui per intervistare i fratelli Quintale. Iniziando dal titolo, Tra il bar e la favola, possiamo interpretarlo come una metafora del vostro percorso musicale? Sì, tra il bar e la favola, come abbiamo fatto pochi giorni fa, il post su Facebook è praticamente, sa, è l'interpretazione un po' anche di tutto il nostro percorso, è l'incrocio tra la vita di tutti i giorni e i sogni, che comunque è una cosa che qualsiasi coetaneo della nostra età, della nostra situazione avrebbe. Cosa ha significato per voi passare da una città come Brescia a Milano e a firmare per la Carosello Records? In realtà è stato cioè, un bel reality check, nel senso che comunque a Brescia eravamo affermati, eravamo, cioè, comunque eravamo lì da un pezzo Siete e... quasi messi alla prova. Beh sì, sicuramente siamo appunto usciti dalle nostre comodità, dalla nostra zona di comfort, abbiamo sperimentato sulla nostra pelle quello che era comunque portare il nostro rap, tra virgolette, provinciale, nel senso che comunque Brescia non è mai stata la grande città del rap, come può essere stata, non so, una Milano o non so, una Bologna, una Roma. Ci siamo messi in gioco per riuscire comunque a ricomparare tutti e due i livelli, sia nostri che degli altri. Come è nato questo progetto e come l'avete sviluppato, se è cambiato qualcosa anche in studio, proprio sulla lavorazione? Siamo arrivati a un certo punto in cui abbiamo iniziato il cambiamento e questo però è successo che noi eravamo faccia a faccia, ci siamo detti, fra guarda Mario, guarda, anch'io voglio provare qualcosa, cosa facciamo? Boh. Quindi anche il tempo, la maggior parte del tempo in questo disco è stata la pre-produzione, poi grazie a Tommy che comunque è il nostro manager di andamento. Abbiamo trovato una soluzione che potesse andare per noi, bene per noi senza snaturarci, però offrendo qualcosa di nuovo che a nostro avviso non c'è al Nel momento. panorama, Sì, qualcosa di differente sì, che si ma... discostasse un po' sì. dalla Più che massa. altro cioè, uniformarsi per noi cioè, non era più la cosa cioè, da fare, nel senso arrivi a una certa, hai fatto comunque sempre dischi molto rap, proprio nel senso più grezzo proprio. E poi alla fine abbiamo fatto Weekend Col Morto, abbiamo fatto 100, abbiamo fatto All You Can Eat, che è stata l'ultimo sprint, diciamo, nelle robe proprio strofa, ritornello strofa, mega rap da battaglia con i featuring, mica featuring così. A un certo punto ci siamo rotti i coglioni, abbiamo detto, cioè, veniamone a capo, mettiamo una virgola e proviamo a fare il passo in più. Forse è il fatto delle cose che non sono semplici e anche il suo fascino, nel senso, il loro fascino, nel senso, c'è cioè, un obiettivo da raggiungere, ci arrivi quando cazzo ti pare, magari dici, boh, non ci vado nemmeno Sono io. semplice, come mettere il cazzo in figa, come mettervi tutti in riga. Tutti i vostri ascoltatori possono aspettarsi un tour di presentazione per quest'estate dell'album. Aspettatevi. Il manager mi fa. La presentazione ufficiale a casa nostra, a Brescia, sarà il 26 luglio al Musical Zoo Festival in Castello, prima del Rehab. E sarà un mega evento. L'anno scorso c'erano stati intorno a 5.000 persone, è stato pazzesco. Giudicare non è da tutti sapere volare, come lasciarsi andare. Ricordiamo che esce oggi il loro nuovo disco e lo trovate in tutti i negozi. E quindi Su andatelo a iTunes. comprare e supportate la buona musica. Acquistate. Bella raga. Vai. Special Pride.